Hai mai fatto caso a quante attività svolgi in maniera sistematica e anche ripetitiva all'interno di LinkedIn e quanto queste stesse attività ti portino via tempo? E se esistesse invece un modo di poterle automatizzare in modo da poterti dedicare alla tua reale attività, quella che ti porta davvero fatturato? Attenzione però ad utilizzare correttamente il termine di automazione. Ne ho già parlato in precedenza e se ti sei perso il video, mi raccomando, vai a recuperarlo, te lo metto qua e anche in descrizione qua sotto. Quando si parla di automazioni, molto spesso si pensa solo ed esclusivamente ai bot. Invece le automatizzazioni sono tutte quelle attività che ti permettono di risparmiare davvero tempo perché vai a controllare i processi e a automatizzare determinate azioni che ripeti continuativamente nel tempo. LinkedIn, all'interno del suo regolamento, quello che andiamo a sottoscrivere quando ci iscriviamo alla piattaforma, dichiara molto chiaramente che è contrario a tutte queste attività. E infatti ogni tanto succede che fa una bella pulizia di tutti quei profili fasulli o che hanno utilizzato in maniera spropositata e soprattutto in maniera spammosa tutte queste attività. Quindi chiariamolo subito, esistono dei rischi. Quello che bisogna fare è mettere sul piatto della bilancia pro e contro e decidere personalmente che cosa si vuol fare. L'importante è farlo con consapevolezza e sapere che automatizzare dei processi non significa assolutamente togliere l'umanizzazione. Se non è la prima volta che ti imbatti in uno dei miei video, mi avrai sentito più volte ripetere di quanto siano importanti le relazioni. Quindi quando io parlo di automatizzazioni, assolutamente non intendo togliere l'elemento umano. L'elemento umano è assolutamente fondamentale perché le relazioni che andiamo a costruire in qualsiasi canale e in qualsiasi social network devono essere assolutamente reali. Quando io infatti parlo di automatizzazioni, intendo andare a lavorare su quei processi che davvero sono energivori, cioè che ci fanno perdere tanto tempo, ma il fattore umano in essi non è importante. Potrebbero essere ad esempio l'invio di slide dopo un evento, l'invio di comunicazioni di servizio, il copia e incolla di risposta alla stessa classica domanda che ci viene fatta ogni volta da un nostro potenziale cliente. Se questo livello di automatizzazione è quello che interessa anche te, continua a guardare questo video perché oggi ti voglio presentare un tool che fa tutto questo in maniera automatica. Io sono Heidi e su questo canale parlo di digitale, di business online, di strategie e anche e soprattutto di LinkedIn. Se questi sono argomenti che ti interessano, mi raccomando, iscriviti subito al canale e non dimenticare neanche di attivare la campanella qua sotto per non perdere nessuno dei prossimi video. E adesso andiamo sul mio computer che ti faccio vedere questo tool. Andiamo! Il tool che voglio mostrarti oggi si chiama Expandi e quella che già puoi vedere sul mio computer è la versione V2, rilasciata da pochissimo. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo direttamente sul computer a capire cosa è possibile fare con questo tool. Questa è la dashboard principale che si presenta una volta che ti sei iscritto. Anzi, mi raccomando, rimani fino alla fine perché ho una grossa sorpresa per te. Allora, dicevo, l'interessante di questo tool è che non è necessario continuare a switchare da Expandi a LinkedIn e viceversa, perché già dalla dashboard è possibile vedere tutte le operazioni che sono state compiute su LinkedIn nell'ultimo periodo. È possibile selezionare le statistiche da un giorno, una settimana, un mese e anche scegliendo attraverso questo pulsante un periodo particolare per capire cosa è successo in quel periodo. Io posso anche decidere attraverso questi tasti qua sotto cosa voglio vedere all'interno della dashboard e cosa invece voglio nascondere. Mi basta andare a selezionare o deselezionare, come sto facendo io adesso, quello che voglio vedere e quello che invece voglio nascondere dalla dashboard stessa. Una cosa che è stata introdotta proprio con questa versione V2 è il Social Selling Index, un indice di riferimento molto importante all'interno di LinkedIn e se non sai di cosa sto parlando, mi raccomando, ti metto qua sopra nelle schede e anche sotto in descrizione il link a un articolo dove ho spiegato di cosa si tratta. Comunque,
andando a vedere qua sotto io ho subito un'indicazione di come sta andando il mio social selling index, cioè quanto bene mi sto muovendo all'interno di LinkedIn, avendo anche a disposizione la possibilità di capire quali sono le aree di riferimento sulle quali mi conviene puntare maggiormente e quelli magari un po' meno. Qui ho le statistiche per quanto riguarda tutte le comunicazioni, cioè quante persone ho contattato, con chi ho messaggiato, chi mi ha scritto il primo messaggio, chi ho contattato io, eccetera, eccetera. L'interessante di questo tool è anche la possibilità di collegarsi per se stessi o comunque, nel caso di un'agenzia, operare su diversi clienti. Andiamo un po' a vedere che cosa ci dice il menu, che cosa è possibile fare. Allora, io da qui faccio partire tutte le mie campagne. Le campagne sono il cuore pulsante di questo tool, ma ne parlerò a breve. Da qui invece posso vedere il network, cioè tutte le persone che sono in contatto con me, e stiamo parlando di connessioni di primo livello, cioè un contatto diretto tra me e un'altra persona. Inbox, cioè posso vedere tutte le conversazioni, tutti i messaggi che sono passati attraverso LinkedIn, le mie ricerche che sono direttamente collegate alle campagne, quindi non spendo altre parole qui per le ricerche perché poi le vediamo quando passiamo a parlare delle campagne. Placeholders è una funzione un pochino più avanzata e non sarà oggetto di questo tutorial, ma magari lo vediamo un'altra volta. Le task, che sono tutte le attività che sto svolgendo all'interno del tool, le richieste, che sono le richieste di collegamento, le richieste fatte alle altre persone, webhooks, anche questa è una funzionalità un po' avanzata che andremo a vedere, e poi super novità l'Academy, cioè una possibilità di avere delle lezioni all'interno di Expandi che ci aiutano a capire come utilizzare non solo il tool ma addirittura LinkedIn stesso. Come dicevo in precedenza, una delle funzioni principali, la funzione principale è la campagna. La campagna significa attivare una azione complessiva per andare a trovare dei lead qualificati. Quindi potrebbero essere campagne di diverso tipo. Vado ad aprire e schiacciare su questo pulsante per capire che cosa è possibile fare. Abbiamo la possibilità di avere delle campagne partendo da scratch, cioè inventandocele un po' a seconda del nostro gusto, oppure possiamo utilizzare dei template, che possono essere dei template che abbiamo già usato in precedenza noi o qualcuno del nostro team e quindi ci basiamo sullo stesso template per replicare qualche cosa di simile, oppure abbiamo anche un marketplace che ci dà la possibilità di utilizzare un builder, cioè delle funzionalità inserite all'interno di Expandi, e costruire in maniera grafica e quindi anche molto semplificata delle campagne un pochino più strutturate. Però prima di andare a vedere queste campagne un pochino più complicate, partiamo da una campagna semplicissima. Quindi che cosa faccio? Come funziona una campagna? Vado su Aggiungo campagna, qui sopra sul tasto in alto a destra, e si apre questa nuova schermata. Da qui io posso decidere che tipologia di campagna voglio creare. Posso creare una campagna, e ci aiuta anche la spiegazione che c'è qua sotto, una recovery campaign, cioè una campagna che vada a recuperarmi delle persone con le quali non ho più contatti da un po', e quindi vado appunto a fare un recovery, oppure una campagna di connessione con nuovi contatti, una campagna di messaggistica, cioè qui stiamo andando a contattare delle persone che sono già all'interno del nostro network, oppure utilizzare la funzione avanzata, quella del campaign builder, oppure nel caso di email, cioè di messaggi, non più per quanto riguarda un profilo free di LinkedIn, ma un profilo con premium, quindi con la possibilità di avere i messaggi che sono chiamati in mail all'interno di LinkedIn, o anche una campagna relativa ai gruppi, cioè non al singolo persona, ma andando a utilizzare la funzionalità dei gruppi di LinkedIn. Un'altra tipologia un po' diversa è quella di utilizzare un CSV. Il CSV non è altro che un file già non presente all'interno di LinkedIn, ma che io vado a caricare, diciamo un Excel potrebbe essere, un elenco di persone che io vado a caricare all'interno di Expandi per poter magari contattare attraverso LinkedIn le persone che sono all'interno. Cioè immaginiamo di avere
magari un elenco di contatti che ho costruito durante il tempo per quanto riguarda la mia azienda, questi contatti li inserisco all'interno di Expandi, vado proprio a fare un upload del file e attraverso una campagna mirata io posso andare a cercare queste persone all'interno di LinkedIn, se sono ovviamente presenti. Però partiamo da una campagna veramente molto semplice, cioè una campagna di collegamento. Io voglio andare a collegare il mio profilo a qualcun altro, cioè io voglio fare una richiesta di contatto nuova a delle persone che sono potenzialmente in target con il mio cliente, quindi è una campagna di lead generation. Clicco su Create Campaign e devo dare un nome alla campagna. È sempre meglio dare un nome che sia parlante, cioè che sia semplice per me capire anche in un secondo momento di cosa stiamo parlando. Faccio l'ipotesi che io voglio contattare business coach, quindi lo scrivo, che siano presenti sul mercato italiano, che quindi parlino la mia lingua e che magari siano ubicati in Lombardia. Lo faccio così da zero, quindi non so effettivamente quante persone potrò andare a trovare. Next. Il secondo step è quello di decidere se utilizzare un template già creato oppure crearlo da zero, quindi io vado a crearlo da zero. A questo punto io non ho una campagna basata su nessun tipo di ricerca, quindi quello che devo fare è o importare un CSV, che è lo step che ho appena spiegato, oppure andare ad effettuare una ricerca. Io vado a fare una nuova ricerca. Mi si apre una schermata diversa, quindi primo step, ho creato la mia campagna, secondo step, su chi devo basare questa campagna. Facciamo una ricerca. La ricerca la posso basare su un URL, che vedremo tra un attimo, oppure utilizzare una ricerca sul Sales Navigator se abbiamo un profilo a pagamento, un profilo LinkedIn Premium, oppure una ricerca basata Recruiter, se abbiamo un profilo Recruiter, importare un CSV, oppure queste altre che sono un'altra tipologia di campagne che magari vediamo tra un attimo. Anche in questo caso do un nome alla mia ricerca, quindi. Allora andiamo a fare una ricerca base. Come ci dice qua direttamente Expandi, io ho bisogno di inserire un URL. Cos'è questo URL? Per capirlo ho bisogno di aprire una nuova finestra di LinkedIn. Allora vado ad aprire il mio profilo LinkedIn e vado a effettuare la ricerca che mi interessa. Quindi abbiamo detto che ci interessa cercare dei business coach. Io voglio cercare dei business coach. Apriamo tutti i nostri filtri, cerchiamo un secondo e terzo livello e andiamo a scegliere, abbiamo detto l'Italia, aggiungo, visto che ho detto Lombardia, e questa è tutta la ricerca che mi interessa, quindi abbiamo trasformato nei filtri di LinkedIn la ricerca che volevo effettuare. A questo punto quello che mi serve è questa URL qua sopra, quindi vado a fare un copia e torno su Expandi per fare incolla qua sotto nella mia ricerca e a cliccare su search. A questo punto parte tutta la mia ricerca, ci vorrà un po' di tempo e qui troverò tutti i miei risultati. Ok, a questo punto io clicco su filter e vado a selezionare tutti i risultati ottenuti in questo momento e semplicemente ad aggiungerlo alla campagna che ho creato prima. Vado a selezionarla dal menu Attendina ed eccolo qua. In questo modo io ho segnato tutti i risultati della mia ricerca alla mia campagna. L'avvertimento che hai visto, quella finestra che c'era qui sopra, è un avvertimento di Expandi. Che cosa significa? Significa che non è possibile inserire più volte la stessa persona, lo stesso nominativo in campagne differenti. Questo è un meccanismo di protezione, perché se non ci fosse questo meccanismo io potrei inviare più messaggi alla stessa persona e questo risulterebbe in spam. Invece questo avvertimento non è solo un avvertimento, ma è proprio l'impossibilità di inviare più messaggi alla stessa persona. A questo punto tutte le persone che sono state inserite le troverò all'interno della mia campagna. Torno sulla campagna e andiamo a vedere cosa è successo. Io trovo la mia campagna qua sotto con 159 persone che sono quelle che ho inserito.
vado a cliccare per vedere che cosa succede. Qui ho un riassunto di tutte le persone che sono state aggiunte e posso filtrarle in base a tutti questi filtri e decidere se magari alcune di queste non mi interessano, se devo escluderle per il motivo che abbiamo visto prima, oppure se voglio aggiungere dei tag, se voglio aggiungere un'ulteriore discriminante all'interno della mia campagna. Una volta selezionato e controllate tutte le persone, vado a vedere gli step successivi. Step successivo, che cosa voglio fare? Abbiamo detto che questa è una campagna di richiesta di connessione, quindi vado a comporre il mio primo messaggio. Il primo messaggio, quello di richiesta di connessione, deve essere personalizzato, è comunque fondamentale perché è la nostra prima presentazione. Quindi facciamo un minimo di ricerca sul potenziale cliente per capire che cosa potrebbe essere un'introduzione interessante. Mi raccomando, questo è un messaggio di presentazione, non è assolutamente un pitch di vendita. Mi raccomando, ci tengo a sottolinearlo, ne ho parlato più e più volte e qua sotto in descrizione, di sopra nelle schede, ti metto anche il link all'articolo dove ho parlato di tutti questi argomenti, ok? Quindi io adesso faccio un messaggio molto generico, mi serve solo per spiegare Expandi, non entro nel merito dei messaggi. Vado a mettere il first name, che non è quello che vedrà il mio destinatario, il first name verrà sapientemente e automaticamente sostituito direttamente da Expandi con il nome della persona, con il campo nome del profilo LinkedIn della persona stessa. È inutile fare una presentazione perché tanto comunque compare il tuo nome quando vai a inviare il messaggio e anche la headline sottostante, quindi è inutile sprecare qualche carattere. Expandi ci aiuta anche in questo caso perché ci dice che noi abbiamo a disposizione 275 caratteri per questo primo messaggio di introduzione e io ne ho utilizzati 216. Qualora il mio messaggio fosse davvero molto lungo, cioè più di 115 caratteri, a volte può succedere che venga troncato. Quindi Expandi ci suggerisce di scrivere un body, un corpo del messaggio alternativo e molto più stringato, perché qualora questo non andasse a buon fine, questo secondo molto più corto invece sicuramente verrà recapitato. Una volta concluso questo, io posso semplicemente cliccare su Apply ed è salvato il mio messaggio. Oppure posso aggiungere anche un messaggio di follow up. Il follow up è il messaggio che viene inviato alla persona quando accetta il mio contatto, cioè io invio la prima richiesta di connessione, viene accettata, io posso mandare un messaggio successivo ringraziando di questo contatto. Se in qualche maniera riceviamo una risposta, non ti preoccupare perché Expandi automaticamente blocca tutte le automazioni. Quindi, come ho detto in precedenza, l'umanizzazione first, teniamo sempre i rapporti sempre più umani possibili. Andiamo a automatizzare tutte quelle azioni che possiamo automatizzare dove non è necessaria una stretta presenza, ma andiamo invece a rimanere molto umani, molto personali in tutto il resto del contatto con il nostro prospect e con le persone con le quali stiamo messaggiando. Quindi posso inserire anche un messaggio di follow up, secondo me va benissimo anche il link dopo, eccetera eccetera. Anche questi sono semplici esempi che non sono indicativi. Se ti interessa avere dei template di messaggi che convertono e già testati su tantissimi clienti, vai a guardare LinkedIn. Ti metto la scheda qua sopra e anche sotto in descrizione, come sempre, il mio corso interamente dedicato a LinkedIn. E adesso andiamo avanti. Una volta terminato tutto quanto, apply e abbiamo salvato il tutto. Passi successivi è il settaggio della campagna. A questo punto io devo settare i limiti della campagna. A seconda della tipologia di profilo, cioè se è un profilo nuovo per il quale non ti consiglio assolutamente di utilizzare le automazioni, oppure un profilo già rodato, testato e scaldato, come si dice in gergo, posso anche eccedere, avere dei messaggi in più, un numero di messaggi e di contatti maggiore rispetto a un profilo nuovo. Cerca di limitare sempre il numero di messaggi, non lasciarti prendere dalla frenesia. Prima di tutto perché ultimamente LinkedIn ha diminuito il numero di contatti che possono essere richiesti, il numero di connessioni che possono essere richieste
alla settimana e al mese, sono 100 alla settimana, cioè 400 al mese, che sono comunque tantissimi, e poi anche perché sarebbe un indice di spam il fatto di richiedere improvvisamente tutte queste connessioni. Quindi cerca di tenerti sui limiti suggeriti da Expandi e magari rimani anche un po' inferiore, tanto comunque le automazioni ti aiutano a far crescere molto velocemente il tuo network. I numeri che ci suggerisce Expandi sono i 30 su 100 connessioni, sia per quanto riguarda i nuove connessioni da chiedere, nuove persone da contattare, sia i messaggi di follow up. Basta semplicemente andare con il mouse sopra tenendolo premuto ed ecco che se io eccedo le 30 mi compare subito l'avvertimento di Expandi, oppure se torno al di sotto del limite scompare questo avvertimento. Una volta salvato il tutto io posso cliccare su apply, posso anche decidere se far partire immediatamente la mia campagna e se anche renderla attiva. Questo non significa che partirà immediatamente, ci vogliono più o meno circa 45 minuti prima che parta e la campagna parte solo all'interno degli orari che ho dato io di attività. Anzi, andiamo a vedere anche dove si danno queste informazioni e dove si vanno a settare. Prima di tutto io salvo per non perdere nulla e poi vado sopra dove c'è il mio nome nella barra in alto e clicco su LinkedIn Account. Io ho solo il mio nome perché non ho settato altri account su questo e vado su Open Settings. Tra i vari settaggi scendo verso il basso e vado a settare i miei limiti. Io da qui posso decidere quali sono tutti i limiti che voglio tenere presenti all'interno della mia campagna e posso anche decidere cliccando qua sopra sull'account warm up se è un account che ancora deve essere scaldato, come ho detto qualche minuto fa. Una volta settati tutti questi limiti basta cliccare su apply ed ecco che non ci devo più pensare. Bene, torno ancora sulla mia campagna perché a questo punto ho preparato tutta la mia campagna ma ancora non è attiva. Cosa devo fare? Torno sulla campagna, vado su settings, lo posso fare da qui o dalla schermata precedente e vado a attivare la mia campagna. Adesso torno sull'elenco delle campagne e infatti la mia campagna che era prima sotto è finita qua sopra attiva. Mi ricorda la tipologia di campagna, cioè che è una campagna di connessione e tutte le altre informazioni, cioè sono 159 persone quelle che ho inserito all'interno di questa campagna, attualmente ancora non è partita, quindi non ho ancora dei risultati. Qualora avessi dei risultati mi comparirebbero dei numeri tipo questi, cioè quante persone ho contattato, quante hanno accettato, quante hanno risposto ai miei messaggi. Adesso torno sulle ricerche per vedere che altre tipologie di ricerche io posso effettuare. Vado ad aggiungere una nuova ricerca con il più qua sopra e torno alla schermata che ho visto precedentemente. Allora, abbiamo detto delle ricerche base, delle ricerche basate sul Sales Navigator, delle ricerche, clicchiamo qua sopra che così ci viene in aiuto direttamente Expandi, che sono quelle Recruiter. Cioè io posso utilizzarle per la ricerca di persone nel caso di headhunter, di recruiter, oppure importare un CSV. Non vedremo queste due tipologie di campagne perché sono leggermente diverse, però è giusto per dare un overview di tutto Expandi. Che cosa posso andare a fare? Posso invece fare una ricerca su un post engagement, cioè io posso andare a pubblicare un post all'interno di LinkedIn e poi andare a fare una ricerca in modo da capire tutte le persone che hanno interagito col mio stesso post. Torno sul mio profilo LinkedIn, vado a selezionare un mio post, che così andiamo a vedere come funziona, e vado a prendere uno precedente, questo. Che cosa devo fare? Vado qui sopra sui tre puntini e vado a copiare il link del mio post. Bene, mi dice che è copiato, torno quindi sulla mia ricerca e questo è un post sul
blackout di Instagram, Facebook e WhatsApp. Interazione. Perfetto, una volta che ho dato il mio nome che mi permette di capire di cosa stiamo parlando, vado qua sotto e vado a fare come prima un incolla di tutto il mio URL del link. Attenzione che ce lo dice direttamente Expandi che non sempre viene preso tutto questo codice, quindi io provo a vedere se così funziona. Ecco, infatti mi dice che l'ID è invalido. Qualora fosse invalido, come in questo caso, io devo andare a copiare solo la parte numerica, questa parte qua, la inserisco qua sotto e poi vado a dare il search. E infatti la mia ricerca viene presa e viene processata. Anche in questo caso io aspetto che funzioni, che parta tutta la mia ricerca e che mi dia come risposta tutte le persone che hanno interagito col mio stesso post. Che cosa posso fare? Se le persone hanno interagito col post, posso inviare un messaggio. Non è il caso di questo post, però semplicemente per ringraziarli o magari per andare ad attivare una conversazione successiva. Un'altra ricerca molto interessante che posso effettuare è l'ultima che adesso andiamo a vedere ed è quella degli eventi. Perché gli eventi sono molto interessanti? Perché gli eventi, e ne parlerò in uno dei prossimi video, ci permettono di entrare in contatto con delle persone che già ci hanno detto che sono interessate a quello che stiamo facendo. Io ad esempio posso creare un evento su LinkedIn e tra l'altro LinkedIn sta spingendo molto sugli eventi, piccolo spoiler, non so, magari eventualmente fare un webinar, le persone che si iscrivono a questo webinar saranno sicuramente interessate a quello che sto facendo. Come funziona? Esattamente nello stesso modo, quindi non vado a ripetere tutta la ricerca, ma vado a cliccare su Event Search, do il nome alla mia ricerca e anche qua sotto vado a inserire l'URL di riferimento. Ho una funzionalità in più, l'autoreload. Che cosa significa? Perché ovviamente se io il mio evento, il mio webinar, lo vado a programmare tra 2 settimane ad esempio, può darsi che non tutte le persone si iscrivano oggi, ma si iscriveranno mano a mano e magari sempre più persone si iscriveranno quando siamo sotto data. Questo significa che la mia ricerca non sarà, se la effettuo oggi, sarà completa. Quindi io decido che questa ricerca dovrà essere di nuovo riattivata per poter andare a rintracciare anche le ultime persone, quelle che si iscrivono più vicino alla data, e questo appunto lo faccio andando a cliccare su questo pulsantino. Insomma, come avrai capito, questo tool mi è davvero piaciuto e infatti ho registrato un intero corso dedicato proprio alle strategie che si possono utilizzare attraverso Expandi. Ed eccoci arrivati alla fine. Come ho anticipato prima, c'è una piccola grande sorpresa. Anche i founder di Expandi sono stati molto contenti di questo progetto che ho seguito insieme a Stefano De Carlo. E proprio per questo, quando li abbiamo contattati, ci hanno fatto un grandissimo regalo. Insomma, ci hanno dato la possibilità di offrire un codice sconto valido per l'acquisto di Expandi, che è valido non solo per un mese, non per 2, neanche per 3, ma per sempre. E questo codice è valido indipendentemente dall'acquisto del mio corso. Beh, ovviamente se acquisti anche il mio corso sono anche molto più contenta. Per accedere a questo sconto ti basterà indicare questo codice qui in fase di acquisto. E se invece vuoi approfondire insieme a me tutte le strategie che puoi sfruttare e mettere in atto attraverso Expandi, ti aspetto qua sotto in descrizione con il link a questo nuovo corso. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti subito un bel like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Se ci sono altri argomenti di digital che ti interessano o vuoi approfondire alcune questioni riguardo LinkedIn, ti aspetto qua sotto nei commenti e andrò a trattare gli argomenti nei prossimi video.